Ciao a tutti e benvenuti. Oggi voglio fare un tutorial in cui vi voglio far vedere la lavorazione di base a ferri, lavorazione a diritto e a rovescio. Per farlo faccio avvio di alcune maglie. Io faccio avvio alla nordica, che è quello più veloce e ha anche un bel effetto. Allora ne faccio così. Se avete bisogno di vedere il tutorial di avvio alla nordica, troverete il link qui sotto allegato. Subito con quello a rovescio. Allora, con il ferro nella mano di destra entro dentro alla maglia che si è creata. Con il pollice della mano di sinistra butto sopra il ferro il filo, vedete? Lo aggancio, lo tiro, vedete? Passo da dentro creando una maglia. Così la nuova maglia si sposta su quella di destra e la vecchia cade giù così, in questo modo. Guardate, un'altra volta ve lo faccio vedere. Guardate, e esce fuori una nuova maglia. Un'altra volta entro dentro, butto filo, tiro e ne esce fuori la nuova maglia. Guardate, e così via. Ve lo faccio vedere un'altra volta lentamente. Questo è uno dei punti di base di lavorazione a maglia, quindi entro dentro la maglia che ce l'abbiamo già, mi aiuto con il pollice e creo la nuova che si sposta in automatico su quella di destra, ferro di destra. Facile, facile. Guardate. Entro dentro, butto filo, lo aggancio il passo da sotto, da mezzo della maglia che si era già creata, sposto e butto quello vecchio e esce fuori quello nuovo, così, e questa a rovescio. Vedete? Rovescio, questo qua è la lavorazione a rovescio e questo è l'effetto che fa. Ora, quando giriamo il campioncino, da questa parte abbiamo le maglie per il diritto. Vedete? Hanno questa forma di una specie di treccettina. Guardate. Ora vi faccio vedere come si fanno. Filo lo faccio passare dall'altra parte e lo tengo, mi aiuto dall'indice della mano di sinistra per mantenerlo dall'altra parte. Poi passo in mezzo, guardate, passo in mezzo della maglia che abbiamo già, aggancio il filo da dietro aiutandomi sempre, guardate, ecco, tiro fuori e ne esce fuori una nuova maglia che si sposta come sempre su quella di destra. Guardate un'altra volta. Entro dentro la maglia, aggancio il filo da dietro, tiro e esce fuori la nuova maglia, facendo cadere sempre quella vecchia. Guardate, entro dentro la maglia, aggancio, tiro fuori quella nuova e mentre sposto quella vecchia cade. E così, questo è per il diritto. Vedete? Questo è l'effetto e questo è il modo di lavorazione. Così. Ecco qui, molto facile. Guardate di nuovo, entro dentro, aggancio il filo e tiro fuori su quell'altro ferro.
Una volta che sapete fare queste due lavorazioni di base, potete creare moltissimi disegni, moltissime lavorazioni. Già solo con questa possiamo fare anche una sciarpa, un maglioncino. Quindi queste qua sono quelle di base che ti permettono di creare i veri e propri capi di lavoro, o utilizzare queste tecniche per creare poi diversi disegni, immagini che preferite. Ecco, vedete? Questo per il diritto e questo per il rovescio.